Nel 2018 si vive a tutti gli effetti nella cosiddetta era dei social network. Dopo l'introduzione nell'etere informatico di Facebook, tale genere ha preso sempre più piede sino ad invadere qualsiasi campo nella vita mondana. Non per ultimo, l'influenza di questi ha contribuito ad un cambiamento radicale anche nel mondo del calcio. A valutare lo spessore tecnico di un giocatore o di un club più in generale, spesso si fa affidamento a quanta visibilità ha nel mondo virtuale e dei media tutti. Il numero di followers nei social network implica introiti economici di un certo livello e la sponsorizzazione più o meno evidente del brand. Spesso però i risultati sul campo non riescono a contribuire ad una tendenza su internet e viceversa, un pessimo rendimento nel rettangolo verde non scalfisce l'integrità del fascino di un marchio. Ed oggi, insieme a Daniel Di Perna e per Numero 10, ne parliamo. Se si chiede ad un qualunque calciofilo, e anche non probabilmente, quali siano i club più famosi e rinomati nel globo, la risposta corrisponderà quasi certamente al trio Barcellona, Real Madrid e Manchester United. Basti pensare che negli ultimi 10 anni il premio più importante dopo la Coppa del Mondo del panorama calcistico è filato nelle braccia di Barcellona e Real Madrid ben 7 volte. Se a questo aggiungiamo che il detentore del pallone d'oro nello stesso arco di tempo si sposta solamente tra la Catalogna e Madrid, ci accorgiamo come non possano essere altrimenti le squadre più conosciute. Se dessimo uno sguardo al social più utilizzato al giorno d'oggi, cioè Instagram, potremmo notare come le squadre più seguite sono proprio le due spagnole. Primi in solitaria vi sono i Galacticos, il quale profilo vanta la bellezza di 64 milioni di followers. Seguono a ruota i catalani del Barcellona con i loro 60 milioni. I due club più vincenti dall'avvento dei social network, nonché primi nel ranking UEFA, sono anche i più seguiti e finora tutto quadra. Il paragone con le altre big europee è a dir poco impietoso. Seguendo il ranking UEFA, se l'equazione risultasse valida, la terza squadra più seguita dovrebbe essere la terza forza di Spagna, ovvero l'Atletico Madrid. Con un campionato, una Coppa Nazionale, una Supercoppa Nazionale, 3 Europa League, 3 Supercoppe Europee, 2 finali di Champions, ci si aspetta un seguito mediatico e virtuale impressionante per i colchoneros. Invece il distacco è imbarazzante. I follower su Instagram ammontano a solamente 5 milioni e mezzo. Spannometricamente è meno di un decimo delle rivali, eppure il prestigio sul campo gli uomini di Simeone se lo sono più che meritato. Se cerchiamo il terzo club per numero di seguaci nelle prime 8 formazioni del ranking, troviamo la Juventus con i suoi 16 milioni e mezzo, posizione che ci potrebbe anche stare per i risultati conseguiti negli ultimi anni, ma ancora molto e troppo distante per scalfire il duopolio iberico. Nella classifica dei club, i bianconeri si piazzano al 5º posto, ma scavalcano nettamente i materassai. Materassai, per capirci, Al 4º posto, come seguaci e come ranking, vi è il Bayern Monaco con 14,1 milioni di follower. Dopo l'errore in classifica di Atletico Madrid, soprattutto, e Juventus al 6º posto in classifica, si posiziona un club che è riuscito a vincere ben 3 Europa League consecutive. Il Siviglia. Il Siviglia però non è nulla a livello delle altre per numero di seguaci, tant'è che ne vanta 475.000. Incredibile come una squadra che sia riuscita ad ammaliare moltissimi calciofili per i suoi risultati non riesca minimamente ad entrare in competizione tra i social. Chiudono in ranking i campioni rispettivamente di Francia e Inghilterra. Il PSG, sebbene sia solo 7° per punteggio UEFA, ha 15 milioni e mezzo di follower. Strategie di marketing che hanno pagato decisamente gli investimenti più di quanto non abbia fatto in campo. Il Manchester City, che rispetto alle altre non ha vinto quasi alcunché, vanta comunque 8 milioni e mezzo di seguaci. Ma in Italia? In Italia il marketing funziona male. Sebbene la Juventus sia addirittura terza in questa speciale classifica, le altre italiane non riescono a stare al passo con i tempi, gestendo male l'utilizzo dei social network. Il caso del Napoli è evidente, la seconda forza del campionato italiano da anni ormai non riesce a racimolare più di 1 milione di follower. Il calcio espresso dai partenopei nelle ultime stagioni non riesce per nulla ad incrementare la visibilità del club, molto similmente ai già citati spagnoli del Siviglia. La Roma invece, che calcisticamente può non sembrare superiore agli azzurri in queste ultime 2 stagioni, ne vanta quasi il doppio, 2 milioni di seguaci quasi, delineano una società che è riuscita maggiormente a risaltare l'immagine societaria, nonostante i risultati non eccelsi. Se prendiamo in considerazione Inter e Milan con 2 milioni e 2 e 4 milioni e 8 di follower all'attivo, la situazione è simile a quella napoletana piuttosto che a quella capitolina. L'elevato numero di tifosi che le squadre arruolano dovrebbe avvicinare le cifre su social più alla Juventus che ai giallorossi.
Anche qui, sicuramente, una gestione non oculata dei social, anche se i rossoneri hanno lavorato decisamente meglio rispetto ai cugini, nonostante le annate disastrose che il club ha passato. La quinta forza del campionato mostra numeri a dir poco disastrosi. La Lazio su Instagram è seguita solamente da 300.000 persone. Inspiegabilmente il divario con la controparte giallorossa, che vanta quasi 7 volte tanto il numero di follower. Lotito deve necessariamente lavorare di più dal punto di vista mediatico e cibernetico se vuole attrarre più sponsor e avere più influenza. Citazione decisamente di merito per il Manchester United. 23 milioni e 7 di seguaci sono la prova provata di quanto i risultati sul campo non rispecchiano l'immagine mondiale del club. Sebbene si piazzino al 16° posto UEFA, sono, ad oggi, il terzo club più seguito al mondo sui social network. L'equazione che i risultati sul campo determinino il rilievo sociale di una squadra è totalmente confutata. Adesso parola a voi. Il video, regalami qualche secondo. Devo dirti che proprio da questo momento il canale avrà una programmazione, e la programmazione sarà la seguente: 4 video giornalieri dal lunedì al venerdì. Le uscite saranno le seguenti: 7 di mattina, 14, 17, 21. Ovviamente quando ci sarà una partita, il video di quella fascia oraria sarà sostituito dal post partita. Non vale però questo ragionamento per il weekend, dove dopo ogni partita, 10 minuti dopo, ci sarà il post partita. Quindi mi raccomando, lunedì, venerdì, 7, 14, 17, 21.